Questa sera ad investigare c'è una persona che arriva da Casal Grande, provincia di Reggio Emilia, Ilaria Guidotti. Buonasera Ilaria, benvenuta. Prego, si accomodi. Insegnante. Sì, insegnante di scuola dell'infanzia. Ah sì, di scuola dell'infanzia, sì. Quindi bambini? Dai 3 ai 6 anni. Ah, che meraviglia. L'età migliore. Dopo magari abbiamo modo di approfondire, ci vediamo fra 2 minuti. Bene. Buonasera e benvenuti all'indagine di Ilaria Guidotti da Casal Grande, provincia di Reggio Emilia, insegnante di scuola materna. Esatto. Mi dicono nella stessa scuola dove andava anche lei da bambina? Esatto. Che soddisfazione, sì. Come dico sempre, sono uscita un attimo e poi sono rientrata. Beh, salutiamo il suo fidanzato Andrea in prima fila. Buonasera, sì. Andrea. Sì. E saluto anche tutti coloro che in questi giorni sono accanto all'AIRC per una battaglia importante, per la ricerca e per battere il tumore. Siamo tutti insieme in questa battaglia e durante la serata avremo modo di ricordarvi come sostenerla. E allora, pronta Ilaria? Pronta. Ecco le sue identità. Guardiamo. Curiosità al massimo livello. Questa sera dovremo saper riconoscere. Dunque, abbiamo chi fa il dog sitter. C'è chi ha prestato la voce a un mammut e chi cuce materassi. Abbiamo anche chi fa il proiezionista e uno chef del Parlamento inglese. Poi chi alleva canarini. Abbiamo anche un conduttore di Radio 1. E infine c'è chi ha scoperto Amadeus. Beh, ragazzi, ma che varietà, che ampiezza di orizzonte! Potete giocare anche voi da casa e cercare di riconoscere tra queste identità chi è lo chef del Parlamento inglese. Inviate un sms al 478-478-1 oppure chiamate da rete fissa all'894-040 indicando il codice di questa identità. Anche se non avrete indovinato, acquisterete una curiosità sul programma e se estratti potrete vincere 1000 euro in gettoni d'oro. Via alle telefonate! Cara Ilaria, ci siamo! Col tifo della nipotina Alice. Sì, sicuramente. Quanti anni ha Alice? 3 anni. 3 anni, la salutiamo. Sì, salutiamola. Ciao Alice, ciao. E cominciamo con l'identità numero 1. Buonasera. Buonasera. Buonasera e benvenuta. Il suo nome è? Sono Antonella Sgambati. Sono nata a Baiano, in provincia di Avellino. La signora Sgambati viene, o meglio, è nata a Baiano. Penso che la signora... Addirittura già pronta a battere col martelletto? No, tengo il martelletto qua. Ah, lo tiene così per sicurezza, sì. Penso però che la signora possa essere colei che ha scoperto Amadeus. Che cosa glielo fa ritenere? Penso, non lo so. Perché guardando anche tutte le altre identità, comunque mi sembra, non voglio dire la più anziana, però comunque rispetto agli altri che sia più grande. Cioè lei voleva dire che la signora Sgambati ha una storia un po' più lunga, più di lunga quella delle altre persone alle spalle. Esatto, quindi io dico ha scoperto Amadeus. C'è qualcuno che concorda, c'è qualcuno invece che è perplesso. Andiamo a verificare quanto vale questa identità. Ah, però. Partiamo alto, 40.000 euro. Per 40.000 euro. Signora Sgambati, Antonella Sgambati, da Baiano, in provincia di Avellino. È proprio lei che ha scoperto Amadeus? Thank you.
anni sono io che ho scoperto Amadeus. Sì, brava, brava. Senti, si lasci festeggiare. Bravissima. Senta, adesso ci deve raccontare un attimo, quando è che lo ha scoperto Amadeus? Negli anni tardo 70, anni primi 80. E com'era Amadeus da ragazzino, insomma? Grasso. Era grasso Amadeus, ma non ci posso credere. L'ho sempre visto un filo di ragazzo. Si è prosciugato. Era così, si è prosciugato. E umanamente com'era? Per quello che ne so io, un bravissimo ragazzo, anche con una bellissima voce. Una bellissima voce. Sì, ed è stato il motivo per cui praticamente è rimasto in radio. Ora però vorrei sentire se questa versione è confermata. Possiamo confermarla questa versione? La versione è assolutamente vera. Ciao Amadeus! Ciao Fabrizio, ciao Antonella! Ciao a tutti, che bella sorpresa! Grazie a te che ci hai fatto una controsorpresa. Ha sentito? Sì. È vero. Comunque è tutto vero, eh? Erano gli anni 70, ero talmente cicciottello che mi chiamavano Bombetta. Bombetta. E sono stato preso da questa radio, da Antonella, dal fratello, dai fratelli Mimmo e Enzo, proprio perché avevo questo vocione e lì è stato il mio primo provino in assoluto e quindi lo ricordo con grandissimo affetto. E mi fa piacere poter rivedere Antonella. E a lei mando un grande bacio. Bellissimo, grazie Amadeus. Ciao Fabrizio, ciao Antonella, ciao a tutti, complimenti. Ciao. E un bacio ad Antonella, grazie per questo bel ricordo e per la doppia sorpresa. Arrivederci. Brava Ilaria. Identità numero 8. Buonasera. E benvenuta. Grazie. Lei è? Si chiama? Roberta Lanfranchi e vengo da Cremona. Roberta Lanfranchi. Chissà perché mi sembra di averla già vista da queste parti. Anche a me. Non lo so. Questa Chi sensazione. È la signora Lanfranchi che sta di fronte a noi ed è come se lo fosse per tutta la vita, diciamo così. Cosa farà? Ah, potrebbe essere una passione la sua. Potrebbe essere una dog sitter. Oppure, no, non lo so. Allora, no, perché ho un'idea abbastanza chiara, nel senso faccio l'insegnante di scuola dell'infanzia, di cartoni, un pochino me ne intendo. Quindi, poi va là che va fino a che sbaglio, però io sono abbastanza sicura in questo. Secondo me, la signora Roberta Lanfranchi ha prestato la voce a un mammut. Questa identità vale, ai fini dell'indagine, 2.000 euro. Quindi andiamo a 42.000 euro. E nel caso mi saprebbe anche dire eventualmente di quale film si tratta? In questo momento l'emozione ha cancellato tutti i riferimenti. Però mi ricordo il film perfettamente. Ma insomma, andiamo a verificare. È anche molto divertente. Però non mi ricordo il titolo. Per 42.000 euro. Roberta Lanfranchi, da Cremona. E lei? È proprio lei che ha prestato la voce a un mammut? Sì, sono io che ho prestato la voce a mammut. Sì! È stato che hai dato la voce al mammut? Ellie. Mammut che si credeva tascabile come un opossum praticamente, quindi surrealissimo. È vero che girava con gli opossum? Sì, due fratellini, pseudo fratellini. Ed era l'era glaciale? L'era glaciale, era il 2 e il 3, tra l'altro l'anno prossimo uscirà anche il 4. Quindi... E quindi sei già pronta? Già ci sono. Oh, però oggi con la forza di un mammut sei qui per sostenere una causa importantissima, una causa che riguarda tutti noi, e cioè
L'AIRC. L'AIRC. Sì, perché tutti insieme possiamo fare correre la ricerca per dare la possibilità ad AIRC appunto di rendere il cancro sempre più curabile. Ha fatto passi da gigante per quanto riguarda appunto la ricerca, finanzia progetti per dare la possibilità a giovanissimi ricercatori di creare una sorta di continuità tra la ricerca attuale e quella che sarà la ricerca del futuro. E a questo proposito salutiamo il dottor Francesco Fazzi che ci raggiunge, è un ricercatore dell'Università La Sapienza di Roma. Venga al centro della scena, dottor Fazzi. Buonasera. Prego. Buonasera. Prego, si accomodi. A lei non chiediamo l'identità, ma vogliamo sapere, insomma, ci parli di questi giovani ricercatori, i ricercatori del futuro. Sì, esattamente. L'AIRC sta finanziando una squadra di ben oltre 4.000 ricercatori in tutta Italia che con gran forza, dedizione e quotidianità danno la loro vita per raggiungere dei risultati scientifici importanti. In realtà, infatti, la ricerca scientifica innovativa, altamente tecnologica, fortemente voluta e finanziata da AIRC è fondamentale per acquistare dei risultati fondamentali per la lotta contro il cancro. AIRC sta sviluppando anche delle linee di ricerca per giovani ricercatori, per la loro formazione, la loro specializzazione, per garantire poi per quella progressione nel futuro e costantemente e una costanza nell'attività di ricerca che è fondamentale per acquisire dei risultati importanti. Grazie, dottor Fazzi, siamo tutti insieme, siamo una grande squadra. Grazie. Ultima cosa. Vai. Dico solo, non do i numeri, ne do solo uno. 45504, sms per donare 2 euro e da telefono fisso per donare 5-10 euro. Grazie. Che bravo. Fatelo adesso, fatelo subito. Sosteniamo la ricerca. Grazie. Per rendere il cancro una malattia sempre più curabile. Grazie, grazie dottor Fazzi. Grazie, Robertina. Grazie a te. Ritrovarti qui dove fummo coppia televisiva è una grande emozione. Grazie. Ciao. In bocca al lupo per tutto. Ciao, ciao. Ilaria, bene così. Continuiamo con l'identità numero 2. Benvenuto. Buonasera, buonasera. Lei è il signor? Gian Maurizio Foderaro, nato a Viggiano, Potenza. Il signor Foderaro. Ha una bella voce. È vero che non ho sentito la voce degli altri, però ascoltando la sua voce mentre diceva il suo nome, mentre si presentava, mi è venuto un lampo, ho detto potrebbe essere un conduttore di Radio 1. Ora ci sono 3 indizi se lei non è sicura di questa risposta. No, confermo, conduttore di Radio 1. €100.000. Forse sono stata un po' troppo rapida. Beh, diciamo, potrebbe essere stata precipitosa, perché tra l'altro c'erano quelli di prima da una parte, quindi andiamo a €142.000. Vedo un po' preoccupato anche il signor Foderaro, perché si sente, come dire, perno di una fase delicata della sua indagine. Per €142.000. Gian Maurizio Foderaro, nato a Viggiano, in provincia di Potenza. È dunque lei che fa il conduttore di Radio 1? Sì, sono io. Hai mai fatto felice una donna come in questo momento? Grazie. Una delle voci più belle. No, è questa, non è caricata. Bel timbro. È un timbro straordinario e poi, insomma, per gli ascoltatori della RAI sei una persona quasi familiare, insomma, è accompagnato. Sì, la radio, cioè, poi la nostra è, diciamo, la più popolare tra gli italiani, più ascoltata, quindi ogni giorno svegliamo circa 8 milioni di persone con tanti programmi e tanta informazione. Quindi tu segui tutti i grandi eventi, segui Sanremo, segui tutte le trasmissioni più importanti anche all'esterno. Sì. E tu invece nella quotidianità
quale programma fai? Guarda, nel mio cuore ho Invito Personale, un appuntamento alla musica dal vivo con spazio a tanti generi musicali per un del venerdì. Grande Gian Maurizio, scusate, noi siamo amici. Ti ho messo in dubbio, ma per il gioco. Io avevo difficoltà a non ridere, perché lui faceva le faccette, quindi... Ciao, Gian Maurizio Fodelaro. Brava, non era facile per niente. Subito, con un bel gruzzolo da parte, all'identità numero 7. Benvenuto. Buonasera. Lei si chiama? Buonasera, sono Alessio D'Andrea e vengo da Roma. Viene da Roma il signor D'Andrea, o meglio, è nato a Roma. Vorrei chiedere l'indizio. Sì, eh? Sì. Cominciamo ad avere qualche passo supportato. Prego, sì. Signor D'Andrea, a lei la parola. Gli sport mi piacciono tutti, ma solo a vederli in TV. Vi faccio spesso la stessa cosa. Mi piacciono i vestiti. Mia moglie dice sempre, meno male che non sono nato femmina. Il secondo indizio. Sì. Nel secondo indizio, il signor D'Andrea ci ha detto che rifà spesso la stessa cosa. Cosa? Potrebbe essere un piatto. Io dico che, non lo so perché, però guardandolo anche prima, mentre era dietro e mi cercavo di dare un'identità senza sapere niente, solo guardandoli, io avevo detto chef del Parlamento inglese. Mi fido dell'istinto, chef del Parlamento inglese. È una risposta controversa, vissuta in maniera molto differente dal pubblico. Sì. Tra l'altro riguarda anche voi che ci state seguendo da casa, perché è la domanda che è l'identità che stiamo cercando, che state cercando fin dall'inizio. Identità che vale 50.000 euro. Quindi, sì, c'è proprio da fare esatto. Perché saliamo a 192.000 euro. Io scendo. Per 192.000 euro. Alessio D'Andrea, nato a Roma. È dunque lei lo chef del Parlamento inglese? Sì, sono io lo chef. Sì! Anzi, yes! Brava Ilaria, complimenti! Com'è contenta, com'è contenta. I'm very glad to know you. Thank you very much. Stavo dicendogli che sono molto orgoglioso di conoscerlo. Stop alle telefonate, scusi, eh. Stop alle telefonate, la risposta esatta era numero 7. Eccolo, queste sono le cucine del Parlamento? Sì. Senta, una delle cucine. Da quanti anni lavora al Parlamento inglese? 10. Da 10 anni? Quindi si è trasferito là, vive? Sì, vivo lì a Londra. E la sua famiglia sta là? Mia moglie, basta. Sua moglie, giustamente. Sua moglie sta là. Senta, io non penso che lei però cucinerà per i parlamentari inglesi le cose della nostra cucina italiana, vero? Non può? Abbiamo anche fatto un banchetto. Sì, sì. Ha fatto anche un banchetto? Ha fatto un banchetto di tutta cucina italiana, sono state anche molto apprezzate. Sono stati molto... Ma sì, di sì. Solito invece cosa cucina per loro? Tradizionale inglese, il fish and chips, il roast beef, queste cose. E la regina è mai venuta a trovarti? Non può entrare nel Parlamento. Proprio No, soltanto per invito. Solamente, quindi non è mai venuto, non l'ha mai incontrata? No, viene quando apre il Parlamento, una volta l'anno, e va nella Camera dei Lord, però. Senta, complimenti. Grazie. E buon lavoro, eh? Grazie. Arrivederla. Forza Ilaria, identità numero 3. Signora, benvenuta. Buonasera. Lei si chiama? Anna Maria Borrelli, nata a Napoli. E qui dobbiamo investigare, si fa per dire, insomma, sulla signora Borrelli. Allora, io nella mia testa, magari sbagliando, sì. Sicuramente, ho diviso i lavori da donna e i lavori da uomo. Ah,
E quindi non lo so. Cosa potrebbe capitare alla signora Borrelli nella sua divisione per settori? Per settori. Anzi, per o generi. O una dog sitter. Eh? Ah, o dog sitter. Oppure cuce materassi. Mm. Guardiamo le mani. Andiamo a vedere le mani della signora Borrelli. Vediamo un po' che cosa ci raccontano. È sposata la signora? È sposata, esatto. Che cosa c'è di là? Ah, un calletto, eh? Un calletto. Che qua c'è essere. Corrispondente? No, eh? No. Non c'è. Che è la mano Grazie, destra. Nella mano destra. Proviamo a continuare a fidarci dell'istinto? È una domanda retorica la sua, perché solo lei può darsi esatto. una risposta. E io mi continuo a fidare dell'istinto. Che però non è solo istinto, un piccolo calletto nella mano, cuce, materassi magari a mano, e quindi, materassi, un certo pregio, quindi io dico cuce, materassi. Insomma, voci un po' isolate, eh? Esatto. L'applauso Il non è stato non proprio... Il coro non era unanime. Non ha coinvolto proprio tutti. Questa identità vale 5.000 euro. E quindi complessivamente lei mette in gioco con questa risposta 197.000 euro. Cominciano a tremarmi le gambe. Come dice, scusi? Cominciano a tremarmi le gambe. Lo capisco, lo capisco. Devo dire che tremano anche a me, per, diciamo, per condivisione da responsabilità, da attesa di una risposta così importante, per 197.000 euro. Signora Borrelli, Anna Maria Borrelli, nata a Napoli, è lei la persona che cuce materassi? Mi spiace, non sono io. Vabbè. Peccato. Mi sono fatta fuorviare da un dettaglio. Se la signora non cuce materassi, cosa farà? Secondo il mio ragionamento, è una dog sitter. Tenga duro, Ilaria, identità numero 6. Buonasera, Buonasera, signora. Benvenuta. Grazie. Grazie. Lei si chiama? Graziella Carbonera e vengo da Morsciano al Tagliamento, Pordenone. È l'altra signora? È l'altra signora, se mantengo il mio ragionamento, dovrebbe essere lei che cuce materassi. Voglio continuare sulla mia strada. Quindi lei si tiene gli indizi per la fine? Sì, mi tengo gli ultimi due indizi per le ultime due persone e dico cuce materassi. No, è inutile che fate i facinorosi. C'è un buon 68% di persone a favore. Qualcuno ha detto anche forse. Forse, ci sono anche dei mediatori. Questa identità ha... È la più alta e lei non ha preso l'indizio. 30.000 euro. Sbagliato. Per 30.000 euro. Graziella Carbonera, da Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. È lei che cuce materassi? Andrea, eccola al lavoro,
Ma non li cuci a mano, sì, no? No, facciamo tutto a mano, però le rifiniture a macchina, comunque ecco. Tutti a mano. Quindi la macchina è lì che assiste e che poi fa le rifiniture. Certo. Sì. Grazie a nome di tutti per il riposo che ci ha fatto fare. Grazie. Arrivederci, arrivederci, Graziella. Brava! La teoria del genere, almeno sulla signora Graziella, ha funzionato. Funzionato. Adesso lei ha le ultime due identità, ha due indizi e può cercare di mirare con una certa serenità, ma non troppa, ai 53.000 euro che restano. Identità numero 4. Lei si chiama? Buonasera, sono Fabio Caracciolo, nato a Nizza Monferrato in provincia di Asti. Vorrei l'indizio. Lo vuole subito, eh? Sì, sì. Non ci ragiona neanche un po' prima. Va bene. Signor Caracciolo, prego. Sul lavoro siamo in tre a chiamarci Fabio. Mi chiamano Fabione per distinguermi da Fabio e Fabietto. È bellissimo. Gioco a tamburello in Serie A a Muro e sono anche capitano della mia squadra. In quello che faccio c'è un certo ricambio. C'è un certo ricambio. Ricambio di film? Ricambio, sì, potrebbe essere, perché proietta sempre film diversi. Fa il proiezionista. Andrea appoggia pienamente questa risposta. Questa identità vale 20.000 euro. E quindi lei, con questa ulteriore risposta, data anche un po' distinto, raggiunge di nuovo una somma alta, 50.000 euro. Per 50.000 euro. Signor Caracciolo, Fabio Caracciolo, nato a Nizza Monferrato in provincia di Asti. È lei che fa il proiezionista? No, non sono io. Vabbè. Fabione involontariamente ci ha portato fuori strada. In quello che fa c'è un certo ricambio. Di che cosa ci parla? Cosa di ci canarini. Voleva raccontare? Se lo chieda rapidamente, perché c'è l'ultima chance, il gol della bandiera. Ce la regala quest'ultima chance. Speriamo. Identità numero 5. Buonasera. Sono Giovanni Insigne e sono nato a Napoli. Il signor Insigne di Napoli, il cui valore ai fini dell'indagine è di 3.000 euro. E sentiamo gli indizi. Sentiamolo. Il signor Insigne, prego, a lei. Ho il vizio di lasciare il tubo dentifricio aperto e mia moglie mi rimprovera sempre. Da bambino passavo le mie vacanze in Romagna. Se accade qualcosa, so sempre come intervenire. Io, sbagliando probabilmente, ma mantengo il mio ragionamento. Abbiamo la dog sitter. La signora Borrelli, secondo lei? Borrelli. Poi abbiamo chi alleva canarini. Il signor Caracciolo, sì. Fabione. E poi abbiamo il proiezionista che è qua di fronte a me e io batto. A lei sembra un gol a porta vuota, eh? No. Però qua non si sa fino alla fine. È il mio istinto. E allora, adesso andiamo a rimettere in ordine le cose, vediamo come finisce. Al centro, grazie. Lei qua, grazie.
Allora, è il momento di andare a vedere come va a finire l'indagine di Ilaria Guidotti, però prima di concludere, visto che ho questo stemma dell'AIRC proprio sul cuore, vi voglio ricordare che in questi giorni RAI e AIRC viaggiano insieme per far correre la ricerca sul cancro e che basta poco per sostenere l'AIRC e aiutare una nuova generazione di giovani ricercatori. È sufficiente inviare un SMS al 45504 oppure chiamare questo stesso numero telefonico dal telefono fisso di casa vostra per sostenere la ricerca e rendere il cancro una malattia sempre più curabile. Grazie, se lo farete, siamo tutti insieme per migliorare la qualità della vita nostra e dei nostri figli. E andiamo a questo punto al finale. Al centro della scena il signor Insigne e dobbiamo sperare che sia lui il proiezionista. Verificheremo se il dog sitter e alleva canarini sono proprio come lei ha immaginato. Gli animali non mi hanno portato qui. Per 3.000 euro. Giovanni Insigne, da Napoli. È lei il proiezionista? Sì, sono io il proiezionista. È lui! Evviva il gol della bandiera! Poi Insigne è anche un giovane campione di calcio, quindi è perfetto. Eccolo, proiezionista, dove lavora? Lavoro nel lavoro a Opera, dove ho sempre lavorato per tanti anni e ora lavoro in un multisala. Bene, bene, grazie a lei. E la signora Borrelli, che cosa fa? Sono io la dog sitter. È lei la dog sitter, quindi la teoria era quella giusta. Eccola. Quanti cani tiene alla volta? Tre. Tre massimo? Sì. E se litigano? Pazienza. 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 E infine il signor Caracciolo, che ci aveva detto in quello che faccio c'è un certo ricambio. Allevo canarini. Alleva canarini, eccolo. Mamma mia, quanti ne alleva all'anno? Un centinaio circa. Un centinaio? Sì. Grazie, auguri. E tanti auguri a Ilaria, che grazie. Potrà giocare con la piccola Alice, la nipotina, e anche con Andrea, ovviamente. Esatto. L'accompagno. Grazie. È stata bravissima. Arrivederci da Ristora, Caffè e Guaranà.